Torino 1-1, Cagliari e Sampdoria 3-2, Genoa Cremonese 2-0, Inter Foggia 1-1, Juventus Fiorentina 1-0, Lazio Parma 1-1, Napoli Atalanta 1-0, a Verona Roma Verona 1-0, Messina Cesena 1-1, a Piacenza Lucchese Piacenza 2-0, Reggiana Taranto 3-1, Udinese Avellino 1-1. È già un buon Milan quello che ha vinto oggi ad Ascoli, che comunque assomiglia moltissimo a quello di Arrigo Sacchi, nel bene senz'altro, per qualità e intensità di gioco, e bisognerà vedere se anche nel male, cioè in quella scarsa efficacia sotto rete che l'ha frenato la scorsa stagione. Come vedete infatti da queste immagini, i rossoneri, con Van Basten unica punta fissa e Gulli, Tevani e Donadoni a supporto, hanno creato una valanga di occasioni senza però sfruttarle sempre a dovere, anche per i salvataggi del saltimbanco Lorieri, sia chiaro, oltre che per il palo che ha respinto la punizione di Rijkaard. Sul tema sentiamo Capello. No, io sono contento. Due punti per la classifica, no? Anche Gullit ha qualcosa da dire. Io dovevo anche marcare dopo un altro, cioè io avevo due uomini da marcare, so, e dopo in panchina mi ha detto che sì, sei troppo generoso, ho detto sì, ma quando lo lascio andare poteva fare gol, so. Dovevamo scalare di più. Per Van Basten la gioia del gol è attenuata soltanto dalla conferma televisiva della deviazione di Benetti. Ma penso che la palla entrava lo stesso, quindi io spero che mi danno la gol a me. Comunque è importante che abbiamo vinto oggi, abbiamo giocato bene il primo tempo, il secondo tempo abbiamo anche controllato la partita. Ma la novità del nuovo Milan è Albertini. Dicono che assomigli ad Ancelotti, che ti ha detto Ancelotti dopo la partita? Ha fatto i complimenti come gli altri. Cini anche ti ha fatto i complimenti? Saputo adesso, non lo conosco di persona. Dovessi definirti tatticamente e tecnicamente, in due parole? Tatticamente ricopro il ruolo di Ancelotti, quindi davanti alla difesa e faccio girare la squadra. Ed ora l'Ascoli, già alla ricerca di rinforzi, e vi anticipiamo che nei prossimi giorni sarà ufficializzato l'acquisto del libero Soldà. E di fiducia, perché quando non si tira in porta, come hanno sottolineato anche i VIP della tribuna, non è facile far punti. Al ritorno in panchina, una simpatica conoscenza. Giancarlo De Sisti, innanzitutto saluta lo studio della Domenica Sportiva. Più facile sedere sulla panchina dell'Ascoli o stare accanto ad Agroppi? Ma forse è meglio stare accanto ad Agroppi, anzi lo saluto caldamente come saluto tutto lo studio, Tito Stagno e tutti gli addetti ai lavori lì presenti e anche quelli gli inviati. L'Ascoli chiaramente mi creerà qualche pensiero, qualche preoccupazione di troppo, però spero di esaudire le richieste del presidente Rozzi. Il Milan che hai studiato tante volte l'anno scorso dalla tribuna, come l'hai visto dal campo? Ma a tratti eccezionale, cioè nei momenti in cui noi non siamo riusciti a produrre una certa dose di aggressività, chiaramente loro gestivano il pallone come maestri. Ha cambiato qualcosa tatticamente nel Milan di Capello rispetto a quello di Sacchi o no? Adesso non voglio entrare specificatamente nelle due cose, però mi pare che certi meccanismi visti oggi nei momenti di splendore del Milan sono i meccanismi che vedevo l'anno scorso. Questa è la moviola, è ormai diventata un oggetto d'antiquariato, ma è proprio questa la prima mitica moviola della RAI, la moviola leggendaria di Vitaletti, c'è anche Vitaletti, meno giovani tra voi ve lo ricorderete. Agli inizi degli anni 70 questa moviola ci alternavamo, Carlo Sassi e Dio. Poi per lunghi anni Carlo è rimasto il titolare della cattedra, ha svolto il suo compito in maniera veramente signorile, con grande imparzialità e correttezza, io lo saluto con vero affetto. Comunque questa, dicevamo, è la moviola mitica della RAI, che ormai in pratica sopravvive soltanto nel nome, il nome in pratica rappresenta la funzione più che lo strumento, e ebbe un'impennata di popolarità questa moviola grazie soprattutto a Concetto Lobello. Rivediamo quello spezzone famoso. Benissimo, allora io adesso descriverò quello che succede. Questo è Benetti, lancio in avanti per Bigon, sguscia sulla sinistra Morini, entra in area di rigore, sgomitano i due, termina a terra Bigon. Adesso io credo che qui lei avrebbe il diritto di ridere,
perché non si aspetterà che io le dica che in questa occasione il giocatore è stato più furbo di me, che d'altra parte non avevo la moviola e quindi non ho potuto vedere che era stato commesso il fallo. Milan Cagliari si è decisa in meno di un minuto. Un calcio di rigore, il gol di Van Basten. Vediamolo. Sul lungo lancio di Gullit, Festa in lotta con l'olandese, tocca di mano e Cormieti fischia il penalty. Van Basten lo mette a segno ed il Milan è già in vantaggio. Ma l'episodio più sconcertante della partita è stato l'incidente al cagliaritano Cappioli, che si è rovinato un ginocchio cadendo da solo su un terreno difficile, infame, dice qualcuno. Il giocatore sardo, come si vede da queste riprese dall'alto e dal basso, si è procurata una seria distorsione al ginocchio sinistro ed è stato ingessato. Anche qualche giocatore dai piedi buoni ha rimediato figuracce e così le polemiche sono già scoppiate. A fine gara Berlusconi ed i tecnici sono scesi sul campo per rendersi conto di quel che sta succedendo nuovamente al discusso terreno di San Siro. Vediamo adesso come ha giocato il Milan. Bene o male? Diciamo così così. I rossoneri forse si sono illusi di poter fare un boccone del Cagliari dopo il rigore di Van Basten e si sono rilassati. Tanto più che per la squadra di Giacomini sembrava una giornataccia. Certo, quando i sardi si sono spinti in avanti, Fonseca si è fatto sentire, mentre sull'altro fronte Gullit ha sprecato parecchio. È stato invece il giovane Albertini a impressionare la platea. Con due passaggi, la squadra di Giacomini è stata spesso capace di mettere in apprensione la difesa rossonera. Quando Van Basten si è stirato, risponderà alla chiamata della nazionale olandese, ma difficilmente giocherà, il Milan si è trovato in difficoltà. Sul fronte destro della difesa si è aperto qualche varco pericoloso. La verità è che la squadra di Capello, anche contro quella di Giacomini, ha lavorato parecchio e ha raccolto poco. Ecco il succo di una partita che abbiamo già visto e forse rivedremo ancora. In definitiva, le poche cose belle le ha mostrate Albertini, che ha fatto scervellare gli intenditori e gli storici del pallone. Somiglia a Rivera oppure ad Ancelotti? Ai posteri, l'ardua sentenza. Quanto a Capello, a chi gli ha riferito che secondo Berlusconi un Milan a una punta è improponibile, ha risposto così. Il Milan ha giocato con due punte, con una punta larga sulla destra che era Ruud Gullit, perché noi sapevamo che in quella parte potevamo entrare. Sono mancati i giocatori di sinistra o qualche centrocampista in chiusura. E mentre per i rossoneri si prospetta adesso la partita della verità a Torino con la Juventus, Giacomini fa esercizio di realismo pensando soprattutto all'incidente a Cappioli. Ma sì, in definitiva la sconfitta era un discorso che si poteva prevedere contro il Milan che punta decisamente allo scudetto. Non dimentichiamo che noi puntiamo alla salvezza. Ma il fatto di perdere Cappioli, questo chiaramente non era preventivato, soprattutto perché poi, ripeto, mi pare anche per lui. San Siro, l'episodio iniziale, dopo nemmeno un minuto di gioco, arriva un lancio lungo di Gullit per Van Basten. Arresto di Van Basten, tentativo di dribbling aereo, e vedete il gomito di Festa che intercetta il pallone. Poi c'è una strana serie di carambole del pallone fra i due giocatori. L'arbitro decide che l'intervento di Festa è volontario e concede il calcio di rigore. Dispiacere, osservate, siamo di nuovo a San Siro. È il giocatore del Cagliari Cappioli che corre, non ha l'ostacolo di nessun avversario, vedete che viene tradito letteralmente dal terreno di gioco, osservate che comincia a mettere male il piede, poi mette malissimo il secondo piede, la gamba si piega in maniera innaturale, distorsione al ginocchio sinistro per lui ed è veramente una cosa inconcepibile che un calcio con così tanti interessi come il nostro, con così tanti miliardi, non riesca a proporre un terreno di gioco. Udinese Torino 0-2, Fiorentina Foggia 1-2, Genoa Ascoli 1-0, Inter Verona 2-0,
Juventus-Milan 1-1, Lazio-Atalanta 1-1, Napoli-Parma 2-2, Pescara-Cesena 2-1, Piacenza-Avellino 2-1, Massese-Triestina 2-2 e per la partita di C2 in schedina Giarre-Fanno 2-0. Juventus-Milan 5 punti, Genoa-Parma-Lazio-Napoli-Roma 4 punti, Sampdoria-Torino e Foggia 3 punti, Fiorentina-Cagliari-Atalante-Bari 2 punti, Ascoli e Cremonese 1 punto e ancora 0 punti il Verona. Gli altri risultati. Juventus-Milan è finita in parità una rete per parte, quindi nel modo più logico e prevedibile. La gara è stata vibrante, tesa, a tratti anche aspramente combattuta, come testimoniano le 7 ammonizioni decretate dall'arbitro D'Elia. Da parte rossonera c'è stata sempre la ricerca di un gioco armonico e fraseggiato. Da parte bianconera difesa attenta, implacabile e rapide azioni offensive con Baggio e Schillaci in primo piano. E sul Totò mondiale non sono certo mancati gli interventi duri. Al 13° il gol del vantaggio juventino. Lungo lancio di Giulio Cesar per Schillaci che punta svelto verso la rete e tira. Sul pallone deviato da Rossi arriva coordinatissimo Baggio e calibra questo assist per Casiraghi per il più facile dei gol. Sempre pericolosa la Juve in contropiede, tanto da costringere per ben due volte, nello spazio di pochi minuti, capitan Baresi al fallo. Una prima volta su Schillaci, quindi per fermare Baggio. Milan pericoloso al 26°, scende ancora Baresi e serve Evani, la cui deviazione finisce alta. Ancora un capovolgimento di fronte, ma a conclusione di questa bella manovra di Baggio c'è un debole tentativo di Schillaci, peraltro colto quasi di sorpresa. Al 38° manovra corale milanista con protagonisti Rijkaard, Donadoni, Evani, Serena e ancora Donadoni, cui Tacconi risponde con sicurezza. E poco dopo, su poderoso tiro di Gullit, Tacconi non trattiene ma riesce ad anticipare Serena. In avvio di ripresa, che sarà tutta per il Milan, c'è subito un pasticcio difensivo con pericoloso tocco all'indietro di Galia, colto di sorpresa dal rimbalzo, che obbliga Tacconi a tuffarsi. Continua l'assalto rossonero, che la Juve stenta a contenere perché non è certo Baggio che può dar manforte ai difensori resi più vulnerabili dall'uscita di Reuter. Qui Tacconi blocca una secca conclusione dello scatenato Gullit. Al 31° angolo per il Milan, svetta su tutti Gullit, ma Tacconi miracoloso riesce a salvare, poi la difesa libera. Sempre più battente l'assalto del Milan al 37°, questo gran tiro di Fuser esce di poco. Al 44° è la volta di Tassotti a cercare il gol, anche per lui poca fortuna. Ma a forza di tentativi anche la sorte si convince che il Milan merita il pareggio e al 47° su tiro cross di Albertini la testa di Carrera, certo non volontariamente, devia il pallone mandandolo proprio nell'angolo più alto della porta juventina. Juventus-Milan 1-1 anche tra i due tecnici, che bravi tra Pattoni e Capello a mischiare le carte. Ci si aspettava Van Basten e invece ha giocato Donadoni. Ma sono andato in campo perché Van Basten all'ultimo non ce l'ha fatta, ha fatto un provino stamane, quindi ho giocato io al suo posto, chiaramente con un accorgimento tattico diverso. Il Trap ha risposto rinforzando il centrocampo con l'inserimento a destra di Galia al posto di Di Canio. Galia, ci si aspettava tutti Van Basten, i dubbi erano Van Basten, Reuter e dal Capello del prestigiatore sei uscito tu invece. No, diciamo che forse l'hanno posto tattica, finora sta andando abbastanza bene, speriamo di continuare così, se riusciamo a fare il secondo finisce la partita, speriamo. Ma nella ripresa la formazione bianconera ha subito costantemente il forcing rossonero ed ora sentiamo le analisi di Tacconi e Capello. Nel secondo tempo ci sono stati dei piccoli segnali di avvertimento, abbiamo subito perché merita del Milan, però credo che loro hanno giocato meglio e hanno cercato il gol e l'hanno fatto anche se su autorete, però non rinunciando mai, cioè non ci stavano a perdere. Direi che nel primo tempo abbiamo sofferto per 20-25 minuti una buona Juventus che ci ha messo in crisi, la velocità di Schillaci, di Baggio ci ha creato dei problemi e poi pian pianino siamo cresciuti fino a prendere in mano la situazione con Milan che è cresciuto molto, una ripresa come determinazione, grinta,
e soprattutto voglia di raggiungere risultati. Ecco, in prospettiva queste due squadre devono crescere ancora? Ma io, la mia Milan, mi aspetto molto di più e che cresca ancora, sotto tutti gli aspetti. La Juventus non lo so, questo deve bisogna chiedere a Trapattoni. Il viola porta proprio male. Così il Milan, dopo aver ripetutamente sfiorato il gol, si è trovato ad inseguire una Fiorentina onesta, a cui poteva anche riuscire il colpaccio. I rossoneri hanno esercitato una supremazia territoriale continua, ma hanno denunciato una lentezza e una prevedibilità che hanno certamente agevolato la difesa toscana. Siamo troppo fisse, è troppo facile per l'avversario di bloccare il Milan. Loro ti aspettano, chiudono la fascia e... È difficile, e soprattutto quando giochi lenti, di trovare spazio per trovare i gol. Milan troppo lento e di conseguenza prevedibile. Beh, sono delle cose che noi ci diciamo nei spogliatoi quando ci troveremo tutti quanti. Quindi sui giornali non mi sembra il caso di parlare di queste cose. Io ho visto un Milan che nel primo tempo ha fatto una buona partita. E ripeto, dopo il gol di Maiellaro ci siamo stati un po' di problemi. Mannini, migliore in campo della Fiorentina, si è opposto con personalità ai tentativi di Van Basten e Donadoni. Tra i toscani si è messo in luce anche Carobbi. Buone le sue discese sulla fascia sinistra. Il primo tempo termina 0-0. Al quarto d'ora della ripresa, Maiellaro porta in vantaggio la Fiorentina con un tiro a parabola sotto la traversa. Qualcuno tra il pubblico schiaccia un pisolino. Il Milan diventa rabbioso, capisce che il vantaggio viola è una beffa. Van Basten impegna Mannini al 26esimo e al 29esimo, ma il portiere non si lascia sorprendere. Al 40esimo Van Basten viene spinto in area da Fiondella. L'arbitro Pairetto concede il calcio di rigore che scatena la violenza dei soliti noti e le proteste di Masinho, che viene espulso. L'olandese trasforma il penalty pareggiando i conti sull'1-1 e rivelandosi l'unico uomo gol del Milan in questo inizio stagione. Sì, è una cosa che dobbiamo sicuramente migliorare. Anch'io ho avuto anche altre occasioni, devo anche fare gol su azione dal gioco, no? È una cosa che riguarda tutta la squadra. Cosa dice quei tifosi che oggi hanno fischiato un pochino alla fine? All'Inter? Al Milan? Ah, ma posso anche capire perché loro non sono sicuramente contento con il pareggio. Lo stesso vale per noi. Comunque un pareggio che vi consente di rimanere in testa con la Juventus e poi con questa outsider che è emersa dal secondo posto, che è la Lazio. Sì, però io penso che tutto sommato è un punto perso. Anche se alla fine possiamo anche essere felici di pareggiare. Però prima della partita dovevi vincere e basta. Per concludere, due parole per formulare gli auguri a Roberto Donadoni, che dopo un contrasto in area con Dunga ha riportato la frattura della prima vertebra lombare. Per un mese dovrà portare il busto e lo rivedremo in campo.
I bui del calcio scommesse con le retrocessioni nella serie cadette per la formazione rossonera. Dopo questo periodo di purgatorio ritorna la grande celebrità, la competitività, la volontà, la voglia di vincere e anche la possibilità effettiva di farlo. Questo avviene con l'era che abbiamo denominato l'era Sacchi-Berlusconi. Il tecnico e il presidente riescono a dare un manto tattico e anche psicologico nuovo alla formazione rossonera, che ottiene tantissimi traguardi. Ricordiamo lo scudetto, due coppe intercontinentali, due coppe dei campioni, due supercoppe europee. Ebbene, riviviamo con questo filmato i momenti più galvanizzanti di questo periodo nella direzione tecnica di Arrigo Sacchi per la formazione rossonera. Minuti dopo la conclusione della partita tra Milan e Genoa, conclusione decretata ufficialmente dall'arbitro Cinci Ripini dopo aver effettuato l'ultimo e definitivo sopralluogo con i due capitani, Baresi e Signorini. Una sospensione che, in virtù del risultato che vedeva il Milan in vantaggio per 1-0, penalizza i rossoneri e penalizza pure il pubblico milanista, che non si vedrà rimborsato il prezzo del biglietto in quanto la gara è stata interrotta quando il secondo tempo era iniziato da 2 minuti e 30.
Ma veniamo alla cronaca di questi 47 minuti. Il Milan fa capire subito di aver scelto bene schierando Massaro al fianco di Van Basten. Il nuovo puntero sfiora il gol due volte al quarto minuto centrando ripetutamente la traversa, dapprima con l'aiuto di Braglia, quindi facendo tutto da solo. Il gol arriva al quarto d'ora. Anche stavolta non è su azione, ma dagli autogol ai rigori un passo avanti è stato fatto. Su punizione Chicco Evani scaglia il pallone nell'angolino basso alla sinistra di Braglia. La risposta del Genoa non si fa attendere. Ruotolo, solo davanti a Rossi, prende la mira per colpire in pieno la traversa. Alla pioggia, che continua a cadere incessantemente, si aggiunge l'oscurità che autorizza i tifosi rossoneri ad avvertire la municipalità dell'esigenza di ricorrere ai riflettori. Nella ripresa, dopo due minuti e mezzo, la fine della gara. Presidente, a volte si dice compleanno bagnato o compleanno fortunato, un po' troppo bagnato oggi. Innanzitutto buon compleanno in ogni caso. Sì, beh, diciamo che non mi rovina il compleanno questa pioggia, soprattutto non la rovina al presidente del Genova. Presidente, era giusto sospendere secondo lei? Ma in questo momento sì, perché onestamente la partita era impossibile giocarla. Io penso che di acqua ne è venuta molta, peraltro non c'è nessun assorbimento, nessun drenaggio da parte del campo. Un campo nuovo in uno stadio come questo, secondo me dovrebbe anche essere in grado di smaltire un'acqua così abbondante e comunque di non essere nelle condizioni attuali. Facciamo gli auguri al presidente Berlusconi, dato che compie gli anni, e noi andiamo a casa felici veramente. Da Milano per Pressing Bruno Longhi, interviste realizzate da Carlo Pellegatti e Giancarla. Atalanta 2-0, Bari Cremonese 0-0, Genoa Juventus 2-1, Inter Fiorentina 1-1, Parma Sampdoria 2-1, Roma Lazio 1-1, Torino Foggia 3-1, Verona Cagliari 2-0, Cesena Bologna 1-0. A Messina, Brescia batte Messina 2-0, Chieti San Benedettese 0-0, Trani Lodigiani 1-1. Mesi dopo il suo secondo scudetto, il Napoli ritorna al primo posto della classifica. Alle sue spalle un gruppo di 6 squadre. C'è ancora il Milan, che deve ancora recuperare la partita sospesa con il Genoa. Si riprende il Verona, sempre più delicata la situazione del Bari, Cremonese e Cagliari. La tradizione non si può ereditare e chi la vuole deve conquistarla con grande fatica. Rileggendo Elliott prima di addormentarsi, Capello deve aver riflettuto sui pericoli della partita con l'Atalanta che il Milan ha sempre vinto a Bergamo negli ultimi 4 anni. Da oggi la serie si allunga, non per grazia divina, ma per deciso contributo dei rossoneri. E perché no, anche di Porrini, forse un po' ingenuo, a fermare con la mano dopo soli 2 minuti di gioco la palla che subdolamente Vani gli recapita dalla bandierina. Dopo le proteste di rito, Van Basten si dimostra ancora una volta infallibile dal dischetto, 16° rigore trasformato su altrettanti calciati. Saltano i piani della vigilia, Giorgio aveva garantito impegno e invitato alla comprensione in caso di fallimento. Bianchesi deve aver letto solo la seconda parte delle dichiarazioni del suo allenatore. Insomma, l'Atalanta ci prova, ma ha la sfortuna di incappare nel miglior Milan della stagione. Cambiamenti di ritmo, sovrapposizioni, schemi che finalmente prendono corpo, supportati da una condizione fisica in progresso. Gullit troverebbe anche il gol, ma Nicchi, poco convincente per tutta la partita, ritiene di doverlo annullare. E allora ci pensa Albertini, al 48° a inventare questo capolavoro. Sul 2-0 in pochi pensano che la partita abbia ancora qualcosa da dire, tra questi Perrone. Sulla sua strada, Rossi, un rigore, e purtroppo per l'Atalanta ancora Bianchesi. Il brasiliano, che oggi nessuno si è sognato di chiamare Careca, esalta Rossi e la capacità del suo presidente di incassare con signorilità. Siamo partiti anche handicappati dall'inizio, perché abbiamo preso subito il gol. Comunque oggi, se c'era una squadra che meritava, questa era il Milan. È la prima volta che la squadra gioca in una certa maniera, gioca con una certa armonia, direi, e soprattutto con dei cambi di ritmo e di verticalizzazione, come io ho chiesto sempre sin dall'inizio. È una squadra che comincia a capire certe mie cognizioni del calcio e lo stanno facendo molto bene, direi. Un rigore nostro non tradotto, una possibilità il primo tempo per raggiungere il Milan con una buona occasione con Bianchesi, tutto storto e tutto bene per il Milan. Beh sì, un Milan che fa il gioco più difficile che c'è da fare. Cioè una squadra che costruisce sempre architetture di gioco, che su ogni palla vuole impostare delle azioni anche in situazioni difensive difficili, che spende forse in omaggio al bel gioco molte energie a centrocampo,
che non butta mai la palla in avanti, che è la cosa più facile, che mi pare la regola di molte squadre, e che credo accontenti sempre i gusti raffinati dei suoi tifosi. Nell'Atalanta è sempre Perrone l'anima di una squadra in cui i singoli non demeritano ma pagano il pedaggio della maggior organizzazione milanista. Bene Caniggia, disastroso Bianchesi. Nel Milan Rossi, parando il rigore, frustra ogni veleità di recupero atalantino. Baresi è impeccabile come sempre, Preziosi, Maldini, Evani ed Albertini. Gravemente insufficiente la direzione di Nicchi, mal coadiuvato dai suoi collaboratori. Da Bergamo per Pressing Nicola Kalatopoulos, interviste di Mancini in questo suo colloquio con Boscoff avvenuto a Bari qualche domenica fa. Vedete, parla Bosco. Sono i soliti problemi, Mancini vuole fare l'allenatore. Ecco, avete visto, abbiamo un replay di quest'ultima parola, che è quella che dovete indovinare. Io una mezza idea ce l'ho, però per aiutarvi. Potrebbe essere Lazzo, potrebbe essere Sprazzo, oppure in un laghetto nuotano a rilento, tre trotte, cinque triglie e finché 100. Ma la C non direi. Non lo so. E questo? E questo è quello che è successo dopo. Boscoff tira fuori dal campo Mancini. Vi ricordiamo, siamo a Bari, incontro che terminò 1-1. E lui la prende bene, la Sampdoria vinceva 1-0, sì. C'è però questa rete. E così la Sampdoria consumò il pareggio. Il pareggio di Plate. Osservate quello che è successo in panchina subito dopo. Ecco, leggete i labiali attentamente e anche le scritte. Che è più facile. E chissà con chi è arrabbiato. Va bene. Allora, siccome i giocatori della Sampdoria, come il presidente, come l'allenatore, sono simpatici e sanno anche capire le cose divertenti attorno al calcio, sentiamo però in questo servizio curato da Daguanno, sentiamo cosa ne pensano tre giocatori della Sampdoria, cioè Vialli, Lombardo e Pagliuca. Sentiamolo. Attilio, hai visto la TV domenica sera? Sì. Mai dire gol l'hai visto? Sì, l'ho vista. Stai ridendo ancora, magari Mancini ha riso un po' meno. Ma avrà riso meno anche magari il mister, però sono cose che succedono. Quando si gioca si è nervosi e poi si riesce anche a dire cose che non bisognerebbe dire. Hanno pescato Mancini con le mani nella marmellata, come si dice. Voi sorridete sempre di questi episodi, riuscite a sorridere anche in questi casi, a sdrammatizzare? Beh, la trasmissione stessa tende a far sì che queste cose siano sdrammatizzate, e quindi credo che anche in questo caso non bisogna dare troppa importanza a un episodio del genere. Insomma, sono cose che succedono, che succederanno sempre, sono sempre successe. Non è stata una cosa molto carina nel riguardo del nostro allenatore, per il rispetto del nostro allenatore. Ma carina da parte, non è stato carino da parte di chi? No, non da parte di chi, magari potevano anche magari evitare di mandarli in onda, perché però erano andati in onda e si sono viste certe cose. Comunque, ecco, mi auguro che non succeda. Ascoli 1-0, Lazio-Genoa 1-1, Milan-Parma 2-0, a Napoli Juventus batte Napoli 1-0, a Genova-Atalanta batte Sampdoria 2-0, Torino-Roma 1-1, Palermo-Pescara 2-0, Taranto-Brescia 0-0, Pavia-Triestina 1-0, a Perugia-Ternana batte Perugia 1-0 e Juventus. Poi 8 squadre in 2 punti, ci sono tutte le grandi ad eccezione della Sampdoria, campione d'Italia. Primo punto del Cagliari dopo 5 sconfitte consecutive. Continua la crisi del Bari nonostante il cambio dell'allenatore. Avevano preannunciato a San Siro la lunga ombra di Arrigo Sacchi, ma per la presenza di Azzeglio Vicini in tribuna, o forse per quello che c'era da seguire in campo, nessuno ne ha avvertito la presenza. Persino Carlo Ancelotti, che fra qualche mese lo affiancherà in nazionale, ha fatto di tutto per dimostrare di avere ancora molto da dare al Milan. Un Milan che scaccia ancor più i ricordi grazie a questa vittoria fortemente voluta. Il Parma ha mostrato di avere grossi problemi, soprattutto a centrocampo. Difficile era contrastare la determinazione di Ancelotti o intuire le invenzioni di Albertini. Il Milan sfrutta in prevalenza la fascia destra, dove Gullit trova la possibilità di calibrare cross invitanti per i compagni o provare spunti personali. Il Parma sembra quasi spaventato dai rossoneri, pochissime le puntate dalle parti di Rossi, prontissimo in caso di necessità.
Apolloni e Minotti hanno un grande affare in difesa, aiutati dai compagni che sgomitano come possono. Il Milan raccoglie i frutti del proprio gioco nella ripresa. Al 60esimo Costacurta suggerisce per Gullit sulla solita fascia. L'olandese entra in area e batte con grande convinzione Taffarel. Premio gol, riposo anticipato, con Donadoni in campo al posto suo. La reazione del Parma è poca cosa e soprattutto non è da Parma, visto in recenti occasioni. Evani, dopo aver corso ovunque, inventa il cross per Albertini sulla ribattuta di Taffarel. Vincente è il colpo di testa di Van Basten per il gol del 2-0. Già, Van Basten, oggi in ombra, riesce però a farsi trovare da Ancelotti. Taffarel potrebbe essere da espulsione per questo atterramento. Si trova graziato dall'arbitro e da Van Basten stesso. Finisce 2-0. Capello, in silenzio, conquista il decimo punto con la giusta lode. Di Sacchi, nemmeno l'ombra. La piccola Leonora è un portafortuna di questo Milan? Per adesso si è presa dentro nel mio impermeabile e quindi direi che, ecco, così è meglio, sì. Benissimo. Sì, ma il Milan diciamo che non ha bisogno di questi supporti esterni, ci pensa da solo in campo. Oggi ho visto una splendida partita con questo ritorno da me atteso da molto tempo di Carlo Ancelotti, che devo dire ha fatto una partita da grande, al massimo dal punto di vista atletico e anche con alcune giocate da professore del calcio. Si vede che gli ha fatto bene il corso di allenatore coverciano. Il maestro e l'allievo, chi è stato più bravo oggi in campo? Fate voi, abbiamo giocato bene, devo dire, tutti. Siamo contenti perché tutta la squadra ha giocato bene. Carlo, diciamo che il migliore in campo oggi è stato il Milan, non è stato né Albertini né Ancelotti. Milan si era superiore in campo, quindi la giustificazione della sconfitta è proprio questa, un Milan superiore a noi. Nel Milan ottima prova di Ancelotti, la sua esperienza e la sua tranquillità sono impagabili. Albertini rischia di diventare fin troppo geniale. Maldini guadagna la sufficienza piena soprattutto nel secondo tempo. Lodevole l'impegno di Gullit, giornata decisamente no per Van Basten. Nel Parma ottimo Taffarel, malgrado i due gol. Ottimo anche Apolloni, attento e preciso in marcatura. Insufficiente il centrocampo e mancato soprattutto in fase di filtro. Melli e Broli mai determinanti. Insufficiente la direzione di Stafoggia. Da Milano per Pressing Siria Mai. Interviste di Giancarlo Ghisi e Carlo Pellegrini. Un compitino facile facile di quelli che si sbrigano in mezz'oretta. Il Milan non deve sudare, morde alla prima occasione con Massaro che picchia duro e deciso, poi amministra il Bari che peraltro si lascia addomesticare con docilità sconcertante. Rossi, beato lui, non ha dovuto provare una parata degna di questo nome. Il Bari è riuscito nel compito improbo di cercare un pareggio senza mai tirare dentro la porta avversaria e Boniek è davvero nei guai. Costretto com'è ad aggrapparsi all'arrivo di Boban per poter sperare, ma vedendo certa esibizione viene anche da chiedersi se la Serie A a 18 squadre abbia senso o sia una semibaggianata. Milan concreto e deciso, anche se Ancelotti si fa pescare qualche volta fuori misura e Demetrio Albertini non sia bello ed appariscente come in altre occasioni. Maldini però è uno stantuffo continuo e spavaldo e Gullit, sempre più vicino ai suoi giorni migliori, mette in allarme una difesa fragile e svampita. La mazzata di Massaro arriva dopo mezz'ora, sarebbe rimediabile, ma il Bari non ci pensa proprio. Oltretutto, oggi non è giornata per affacciarsi dalle parti di Franco Baresi, che ha di fronte un attacco tanto tenero da tagliarlo con un grissino. Incredibile ma vero, solo Milan anche nella ripresa. Il Bari sta a guardare Massaro, che continua a cercare gloria. Maldini, che la meriterebbe in pieno. Baresi, che strapazza giustamente l'inconsistenza di Farina, Platt e compagnia bella, anzi brutta. Si fa vedere anche Donadoni, che rientra oggi per cercare il passo giusto e se il Bari s'azzarda a mettere il naso fuori casca a peso morto nella trappola del fuorigioco. Solo Platt cerca di combinare qualche cosa, ma è nervoso e predica nel vuoto. Il tempo corre via tra uno sbadiglio e l'altro, nemmeno nel finale il Bari tira fuori le unghie. Anzi, Farina si esibisce in un ultimo scellerato assolo che la dice lunga sull'andazzo di oggi. Per il Milan un pomeriggio comodo, due punti tranquilli ma preziosi per continuare la sua corsa contro la Juventus. Il Milan ha un'organizzazione di gioco difensiva che crea dei problemi agli avversari e diciamo che fino a questo momento non sono riusciti gli avversari a crearsi gravissimi problemi, non solo il Bari. Quindi il Bari ha cercato in tutte le maniere di arrivare alla porta di Rossi. Direi che la grande bravura dei nostri difensori e l'organizzazione di gioco non gliel'ha permessa. Beato, come si sente un portiere che pure incassa un gol ma soprattutto evita alla sua squadra un'umiliazione molto più grande?
Innanzitutto mi sento abbastanza male perché si continua a perdere. D'altro canto sei contento perché hai fatto una buona prestazione. Un Milan che va in vantaggio, poi se ti vuole nascondere la palla lo fa, perché c'è tutti i giocatori dietro che magari noi abbiamo evidenziato i nostri problemi in fase offensiva. D'altra parte abbiamo avuto difesa più forte del mondo e è chiaro che abbiamo sofferto, però io sono convinto che in questo momento passeremo. Bari fatiscente e senza spunti in attacco, che sembra la cosa più preoccupante in questo momento per Boniek. L'arrivo di Boban sarà provvidenziale. Plata ha predicato un po' nel vuoto, ma certo non è stato incisivo. Farina veramente negativo. Il Milan ha una difesa forte, ma ha avuto un compito molto facile. Baresi e Maldini sono sicuramente due colossi e lo rimangono. Grandi progressi di Gullit, un po' in regresso invece Albertini e Ancelotti, comunque tutti sopra la sufficienza. Discreto l'arbitraggio di Baldas, anche se c'era da fare pochi errori in una partita così. Da Bari per Pressing Luca Argentieri, le interviste sono state realizzate da... Nel 1984 inizia il romanzo italiano di Diego Armando Maradona. Il Napoli lo acquista dal Barcellona e alla notizia Napoli esplode di gioia. Festa nelle strade, proclami. Maradona è l'uomo giusto, è l'uomo che può dirottare lo scudetto verso il Vesuvio. Il sogno proibito di una città diventa una palpabile realtà, vicina, dietro l'angolo. Diego gioca alla grande, ma non può vincere da solo. Il Napoli disputa due campionati modesti per poi esplodere nel 1987. Coadiuvato da Giordano e Carnevale, Maradona si trova a suo agio. L'attacco del Napoli è formidabile e lo scudetto finalmente è una realtà tangibile. Diego calcia punizioni d'autore, ispira azioni con una precisione millimetrica e segna con una certa frequenza. La città impazzisce e i trionfi non finiscono qui. Il Napoli vince anche la Coppa Italia, centrando una magica doppietta. Tutta Napoli si identifica con la squadra e con Maradona. Maradona si identifica con Napoli. L'idillio è perfetto. Il carattere latino di Diego ben si sposa con la naturale esuberanza partenopea. Il futuro appare rosa e lucente. La stagione seguente il Napoli però perde lo scudetto sul filo di lana. Il Milan di Sacchi lo supera nelle ultime giornate. I partenopei sprecano un vantaggio di 5 punti. Nascono le prime polemiche. Alcuni giocatori, come Bagni, pagano per tutti e devono lasciare la squadra. Maradona è inquieto. Nel 1989, però, Napoli sale sul trono d'Europa. I partenopei centrano la Coppa UEFA dopo una memorabile doppia sfida con i tedeschi dello Stoccarda. Nella partita di ritorno, in Germania, Maradona sciolina una prestazione perfetta. L'anno seguente, il 1990, il Napoli si prende la rivincita con il Milan, soffiandogli lo scudetto nelle ultime due giornate di campionato. Maradona è ancora l'alfiere di questa vittoria. La parabola discendente è però dietro l'angolo. Dopo la delusione mondiale, Maradona gioca un campionato anonimo. Polemiche, fughe, comportamenti poco ortodossi minano la fiducia del pubblico nei suoi confronti. Poi, come un fulmine a ciel sereno, spunta la cocaina. Maradona è travolto dallo scandalo. È accusato di fare uso di droghe. Il processo, i clamori giudiziari non fanno parte del calcio giocato. Maradona è sospeso e finisce temporaneamente la carriera facendo ritorno in Argentina. Ma Diego non si arrende. Vuole tornare a giocare, terminata la squalifica. A Napoli lo aspettano ancora. I ricordi di 7 anni non possono essere cancellati di colpo. Agli eroi molto è perdonato e Maradona sogna ancora di calciare quella palla. Rotonda, magica, che è tutta la sua vita. Bene, finisce qui la storia di Diego Armando Maradona, anche se sicuramente nel frattempo il campione argentino ha scritto un altro capitolo del suo tormentato romanzo. A Bari 4-1, a Genova Atalanta-Genova 2-0, Lazio-Juventus 1-1, Milan-Roma 4-1, Napoli-Sampdoria 2-1, Parma-Verona 1-1, Torino-Inter 0-0, Avellino-Bologna 1-0, Lucchese-Pisa 1-1, Palermo-Ancona 1-1, a Venezia-Padova-Venezia 1-0, Juventus 13, Napoli 12, Lazio Foggia, Torino, Inter 11, Parma, Roma 10, Fiorentina, Atalanta, Genoa 9, Sampdoria 8, Cremonese, Cagliari, Verona 5, Ascoli 4, Bari. 160 giorni per ritrovare un Milan come forse non gli era mai capitato di vedere lo scorso anno. 5 mesi di sensazioni che preferisce tenere per sé.
Arrigo Sacchi torna a San Siro, diciamo per motivi di lavoro. Trova un timido applauso e un furtivo striscione di ringraziamento. Si nasconde tra la gente, sembra non voler disturbare. Capello gli fa trovare la stessa formazione che aveva lasciato, quella formazione che forse da stasera gli appartiene totalmente. La partita più bella della sua gestione davanti al maestro di ieri, la liberazione definitiva dai fantasmi dello scetticismo, la conferma che sputando sentenze affrettate si perde sempre una buona occasione per tacere. La Roma, fino ad oggi irresistibile in trasferta, paga tutto molto caro. Qualche assenza importante, un avversario incontenibile, uno sciagurato palo di Piacentini. Poi il diluvio di maglie rossonere che sbucano da ogni parte, una perfetta esecuzione delle intenzioni. Oggi uscire indenni da San Siro era impossibile. Il gol di Van Basten al 30° mette fine allo show di Cervone. L'olandese trova in Massaro la spalla ideale per imporre frenesia alle operazioni d'attacco e in Gullit un prezioso alleato sulla fascia destra. Da un suo cross perfetto, 6 minuti dopo, Massaro inventa il raddoppio. La Roma continua a subire lo straordinario lavoro di Ancelotti e Rijkaard e l'aggressività di un Milan alluppato come un militare in licenza. È proprio Rijkaard al 58° a sfruttare il lavoro di Gullit e Massaro e a realizzare il terzo gol. 2 minuti dopo Carnevale appare come per magia oltre la linea dei difensori rossoneri. Da lì non si può sbagliare, è matematico. Da dove prova invece Costa Curta, l'errore sarebbe tollerabile, non per il Milan di oggi, molto vicino alla perfezione. Che non contagia invece il collaboratore di Cesari. Scambia probabilmente Serena con Van Basten, segnala all'arbitro un'irregolarità e costringe Cesari ad espellere l'olandese in un clima da giallo che precede la dura presa di posizione del presidente della Roma Ciarrapico. Dobbiamo lamentare, altro che violenza giallorossa, dobbiamo lamentare il nostro portiere totalmente bersagliato, ininterrottamente per tutta la partita, in una parte del campo dove non c'era mai la presenza delle forze dell'ordine. Penso che il signor Ministro degli Interni, che giustamente richiede tanta attenzione sugli stadi, anche di questo aspetto dovrà guardare per quello che è successo oggi allo stadio San Siro a Milano. Che cosa hai detto a De Marchi? Io ho detto che se tu sei, come si dice, sincero, dici che non è successo niente, ma cosa devo dire allora? Dirlo all'arbitro. E lui l'ha detto, ma l'arbitro diceva, ma io ho parlato con il guardaligne e lui era convinto che tu hai dato una gomitata, basta. È un Milan che porta la firma di Fabio Capello? No, è il Milan dei giocatori del Milan, giocatori che hanno vinto tutto e continuano ad avere voglia di vincere. Nel Milan Rossi, incolpevole sul gol, assiste senza intervenire al trionfo dei compagni. Imbarazzanti per qualità e quantità Ancelotti e Rijkaard. Massaro sta ancora correndo sotto casa. Gullit e Van Basten si ripropongono a livelli d'eccellenza. Nella Roma Cervone si attrezza per i miracoli, ma non bastano nemmeno quelli. A turno i giocatori romanisti provano ad uscire da un incubo che si ripropone per tutta la partita. Non è giornata per i difensori, figuriamoci per centrocampisti e attaccanti. Buona la direzione di Cesari. Da Milano per Pressing Nicola Kalatopoulos, interviste di Giancarlo Ghisi e Carlo Pellegrini. C'entra io! Prendete loro! Allora, sotto questo bel sole di Coverciano incomincia l'avventura azzurra di Arrigo Sacchi. Che cosa provi? Ma io spero che questo sole sia un buon viatico per il futuro e che sia sempre il cammino così radioso, radioso e con un cielo così sereno come attualmente qui a Coverciano. Non sarà possibile, però dovremo cercare con la collaborazione di tutti, dei giocatori, della società, del presidente Mattarrese, dovremo cercare di sapere superare gli ostacoli che sicuramente ci saranno. Ecco, Sacchi hai parlato di giocatore universale, significa un superamento di certi moduli prefissati? No, giocatore universale, ma non inteso solamente a livello tecnico, a livello tattico, ma più che altro a livello mentale, cioè quei giocatori che riescano a porsi il problema dell'universalità, quei giocatori che pensano collettivamente, quei giocatori che si muovono con gli altri giocatori, che non solo conoscono lo smarcamento individuale ma lo smarcamento collettivo, come non solo conoscono il marcamento individuale ma anche il marcamento collettivo, cioè quei giocatori che sfruttano le famose sinergie e che è caratteristico degli sport di squadra, altrimenti poi il calcio verrebbe equiparato a uno sport individuale, così facendo poi si esaltano i valori dei singoli e testimonianza vuole che
molti giocatori che ho allenato in C e in B meritano in Serie A, e quelli che ho allenato in Serie A hanno avuto dei riconoscimenti internazionali come i migliori giocatori d'Europa per diversi anni. Si può dire dunque rivoluzione nella continuità? Ma no, rivoluzione è una parola troppo forte, non credo che esista una rivoluzione. Io credo che sia giusto una concezione del calcio totale, prendere tutto quello che di buono il mio predecessore ha lasciato, che è tantissimo, e da questo poi eventualmente porre qualche modifica. Dove arriverà questa squadra? Ma dipenderà molto dalle forze che mi saranno vicine, ripeto, prima di tutto la Federcalcio, il suo presidente Mattarrese, dipenderà molto da questi giocatori, se avranno queste motivazioni primarie, che vuol dire gioia del proprio lavoro, vuol dire voglia di migliorarsi, apprendimento, vuol dire non far fatica, cioè far tutto senza sentire la fatica o l'impegno. Se ci saranno questi presupposti, faremo sempre di più di quello che la gente si immagina. Se non vi saranno questi presupposti, faremo sempre di meno di quello che i nostri tifosi si aspetteranno. Signori, sono costretto a lasciare il basket perché sono affetto dal virus HIV. Voglio chiarire subito che non ho l'AIDS. Sono state queste le prime parole pronunciate dal 32enne campione dei Lakers di Los Angeles poco dopo la mezzanotte in una affollatissima conferenza stampa trasmessa in diretta dalla TV americana. Da qualche ora erano circolate le voci di un suo possibile ritiro e si era temuto che il grande Magic Johnson, già assente nelle prime giornate del campionato di basket perché ufficialmente influenzato, avesse contratto la terribile malattia. Lui ha annunciato di essere risultato positivo al test dell'HIV e che sua moglie, con la quale si è sposato recentissimamente, è risultata invece negativa allo stesso esame. La drammatica conferenza stampa ha commosso gli spettatori statunitensi. Dopo l'attore Rock Hudson, Magic Johnson è il secondo personaggio di grande popolarità ad aver ammesso pubblicamente l'infezione. Nel mondo dello sport è diventato un giocatore a dir poco leggendario. Con i Lakers ha vinto 5 titoli del campionato NBA e detiene il record ogni epoca degli assist, i passaggi smarcanti. Per 3 volte è stato eletto il miglior giocatore del basket professionistico della NBA, il che significa il miglior giocatore del mondo. Nella conferenza stampa ha detto di volersi impegnare per insegnare ai giovani come fare sesso senza correre rischi inutili. La gente pensa che l'AIDS colpisca solo gli omosessuali, ha detto, ma se ha colpito uno come me, può colpire chiunque. Questa mattina, per la 36esima volta, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ha consegnato nella sede centrale di Roma i seminatori d'oro. Presenti il direttore generale dell'ente Fornari e i massimi dirigenti del corpo. È un riconoscimento, ha detto il presidente dell'Istituto, che continua a confermare la simbologia evidente della fiducia nel futuro. Primo a ritirare il premio, assegnato per il 1990, è stato Gianni Bugno, vincitore della Coppa del Mondo di ciclismo, quindi Salvatore Antibo, umanissimo protagonista sulle piste di atletica, dove ha conquistato, primo italiano a riuscirci, il titolo europeo sia nei 5 che nei 10.000 metri. È stata poi la terza volta dei fratelli Abbagnale, premiati per il 6° titolo iridato ottenuto nel canottaggio. Julio Velasco ha ritirato un seminatore che sottolinea la strepitosa annata della pallavolo azzurra. 2 i premi speciali legati al Mondiale Italico di Calcio. Al presidente federale Mattarrese per l'organizzazione, a Gilberto Evangelisti, responsabile dell'allora pool sportivo ed oggi direttore della TGS per il servizio reso alla Rai. Dino Zoff ha visto riconosciuti i suoi successi di tecnico bianco-nero. Loris Capirossi assente, il suo secondo mondiale nel motociclismo. Il seminatore intitolato a Leone Boccali è andato a Gianni Mura per l'ironia della sua penna. Ed infine Silvio Berlusconi ha ritirato il premio Giulio Onesti per quanto vinto con il Milan e quanto fatto per il resto.
Pressing e fuorigioco, ma anche scarsa intraprendenza, pochi tiri in porta, difficoltà reali ad assumere l'iniziativa. Non fosse stato per lo splendido gol di Rizzitelli, avremmo rischiato l'ennesima figuraccia degli ultimi tempi. E anche se stavolta il risultato non contava poi molto, gli intralci sulla strada di Sacchi e del suo lavoro si sarebbero moltiplicati. C'è ancora molto da lavorare, abbastanza da correggere. La strada dell'umiltà, del sacrificio e del lavoro ad oltranza, anche se forse farà storcere la bocca a qualche azzurro, è quella giusta. Per Sacchi, semmai, la difficoltà sarà quella di reclamare spazi per la nazionale senza pestare i piedi ai club. Ma ecco, sul pari di ieri a Genova con la Norvegia, il parere di Gianluca Vialli al microfono di Giorgio Porrante. Gianluca, ma Terrese ha parlato di nuovo stile, nuovo look, è rimasto soddisfatto. Vialli cosa dice? Abbiamo fatto una partita abbastanza positiva, abbiamo mostrato di aver inteso alcuni di quelli che sono i nuovi metodi del nuovo allenatore. Siamo contro una squadra che comunque si è difesa molto bene e ha usato l'arma del contropiede con molta intelligenza, quindi non è stata una partita facile. Come ripeto, si sono viste cose positive, altre cose sono ancora da mettere a posto, credo di ripetere in pratica quello che sarà stato il pensiero di tutti i miei colleghi, però siamo sulla strada buona dal punto di vista dell'impegno. Direi che non c'è niente da dire, questa nazionale si è battuta fino all'ultimo nonostante le difficoltà e direi che il pareggio è un risultato accettabile per essere alla prima uscita di un nuovo corso. Ecco, nessuna preoccupazione per la difficoltà a costruire il gioco? A un certo punto la gente ha fischiato perché c'erano troppi TikTok a centrocampo, pochi affondi, poca verticalizzazione. Sì, questo è vero, ma gli avversari si difendevano in 10. Gli spazi erano ristrettissimi e il campo non perfetto non permetteva di giocare nello stretto con una certa tranquillità. Si sono visti pochi dribbling, pochi 1-2, ma questo, come ripeto, un po' perché loro si difendevano in tanti e un po' perché non c'erano spazi. Ma miglioreremo, sono convinto che miglioreremo e che presto si vedrà una nazionale con un'identità propria e che farà divertire e otterrà anche dei buoni risultati. Meglio Baiano o Rizzitelli? Questo se lo dovete dire voi, siete voi i critici, quelli che giudicate. Comunque, al di là del giudizio sui singoli, direi che possiamo migliorare tutti, dalla difesa al centrocampo anche all'attacco. Ottimista dunque a lunga scadenza Gianluca Vialli, come abbiamo visto in questo servizio. Molta delusione invece tra il pubblico e anche tra gli addetti ai lavori, perché la critica ha accolto senz'altro con delusione questo primo concerto azzurro dell'orchestra diretta da Arrigo Sacchi, a cui tuttavia vanno concesse molte attenuanti. Avremo modo di approfondire questo argomento più tardi nella nostra rassegna stampa. Stamane il nuovo commissario tecnico della Nazionale ha tenuto una conferenza stampa a Genova, dove per noi c'era Giorgio Porrà. Vediamo il servizio. Arrigo Sacchi, il giorno dopo il suo infelice debutto azzurro, parla poco ma parla e dice che quest'Italia sperimentale non va giudicata così negativamente. Quando Matarrese ieri in conferenza stampa ha detto che ha visto una nazionale con un nuovo gioco, un nuovo entusiasmo, un nuovo look, ha detto una mezza bugia incoraggiante, oppure anche lei ritiene che ieri la nazionale abbia svoltato in questo senso? No, io credo che lui abbia detto quello che ha visto e quindi non credo che abbia detto una bugia. Senti, titoli impietosi, critiche molto sferzanti, qual è la critica che l'ha maggiormente disturbata, quello che non ha gradito? Ma io le accetto tutte le critiche, se non avessi voluto accettare critiche avrei continuato a starmene a casa. Secondo il CT c'è stato impegno e buona tecnica, semmai dal punto di vista tattico che il nuovo gruppo ha lasciato a desiderare. A Sacchi non sono piaciute le incertezze di Costa Curta nel ruolo di terzino destro, la tattica del fuorigioco utilizzata solo in chiave difensiva, il calcio poco armonico, poco ritmato prodotto dalla nazionale. Il CT ha invece nuovamente sottolineato la gagliarda prestazione di Zola, precisando però che avrebbe puntato su altri uomini e non su esordienti nel caso si fosse giocato per centrare i due punti. Ecco, lei dice che il gruppo resta aperto, quindi non stiliamo lista di promossi e bocciati con Zola capofila della prima e Berti dell'altra. No, assolutamente, poi sarà il campionato a confermare la loro forma, la loro condizione e in base a quello che loro faranno nelle rispettive club poi verranno chiamati. In ogni caso sono giocatori che verranno sempre seguiti con grande attenzione, tutti questi 22 che erano convocati questa volta. Lavoriamo in vista delle qualificazioni mondiali, ha chiuso Sacchi. È chiaro che apporterò correttivi in tutti i settori, ma già dal match con Cipro mi aspetto incoraggianti progressi. L'apertura è in linea difensiva rispetto al nuovo allenatore della nazionale. Pietà per Sacchi, si dice Zola Show si pone
In primo piano l'unico elemento sicuramente positivo è la rete di Rizzitelli. Io posso segnalare intanto per le pagelle soprattutto la discrepanza fra il 6,5 affidato dal Corriere dello Sport a Franco Baresi e il 5,5 di Tutto Sport per l'esperto giocatore rossonero. Mentre continua a scorrere la prima pagina del Corriere dello Sport, in cui segnalo anche l'articolo di fondo, che ha ben poco di sportivo in verità, di Andrea Barbato, Bruttiful, che ancora pone l'indice sulla curiosa esternazione del presidente Cossiga, che ha voluto anticipare l'esito finale del serial televisivo Beautiful, con gli esiti che ormai molti sanno perché sono stati pubblicati da diverse testate giornalistiche. Passiamo alle pagine interne, notizie di calcio internazionale. È ancora effetto guerra per la Jugoslavia, ha inviato una lettera alla propria federazione ed è il fuoriclasse Prosineski, ex fuoriclasse della Stella Rossa di Belgrado, ora in forza al Real Madrid, che ha giustificato la sua possibile non presenza con la formazione Jugoslavia per mancanza di condizioni fisiche e soprattutto di condizioni controtendenza, problemi per l'ammiraglio del Vascello Azzurro. Secondo il quotidiano, si pone anche qui l'indice sulla rete di Rizzitelli, che evita il naufragio, quindi si mantiene questa tematica velistica per questo inizio tutt'altro che positivo per il nuovo allenatore. Taglio forse più pessimista, vedete, verso Arrigo Sacchi. Sacchi che strazio, la difesa sta forse fra le righe. Si parla della confusione nell'impostazione a zona e soprattutto della grande quantità di errori e naturalmente la zampata vincente di Rizzitelli, che ha un po' salvato anche in questo caso. Cagliari-Parma 0-0, a Cremona Foggia batte Cremonese 2-0, Inter-Ascoli 2-1, Juve-Torino 1-0, Roma-Napoli 1-1, a Genova Milan batte Sampdoria 2-0, Verona-Genova 2-1, Pisa-Piacenza 0-0, Venezia-Ancona batte Venezia 2-1, Siracusa-Barletta 0-0, Turris-Bisceglie 1-1. Il Milan è sempre più padrone del campionato. Ha solo un punto di vantaggio sulla Juventus, ma mercoledì deve recuperare la partita con il Genoa. Dietro Milan e Juventus c'è il sorprendente Foggia. La Sampdoria ha 7 punti in meno dello scorso anno. Il Bari invece è ancora ultimo senza vittorie. È un Milan più forte di tutti e di tutto, anche della Cabala, che lo vedeva da ben 15 anni senza vittoria a Marassi contro la Sampdoria, quello ammirato oggi contro i blucerchiati. È un Milan che corre il rischio di ammazzare anzitempo il campionato se continuerà a proporsi così splendidamente sia sul piano tecnico-tattico che su quello atletico. È chiaro che psicologicamente i rossoneri partivano con notevole vantaggio nei confronti di una Samp costretta assolutamente a vincere per non essere inesorabilmente out dalla lotta per il titolo dopo sole 10 giornate di campionato. E a conferma di ciò, il copione della gara proponeva nella prima mezz'ora un Milan mai in affanno, tranquillamente disposto ad attuare i suoi soliti schemi, e una Sampdoria votata come sempre alla marcatura ad uomo, pronta a penetrare con le sue nervose accelerazioni nelle improbabili smagliature difensive dalle parti di Baresi e compagni. La palla gol clamorosa capitava a Vialli, che era bravissimo ad evitare Rossi, ma il suo tiro gol, forse troppo lento, veniva ribattuto proprio sulla linea da Costa Curta con un prodigioso intervento. Nella ripresa bellissima, la Sampdoria recriminava dopo 3 minuti per questa uscita del portiere Rossi su Vialli in area di rigore, ma l'Anese giudicava l'azione regolare. Scampato il pericolo, da quel momento la partita si trasformava in una edizione speciale di Forza Milan. La regia in zona gol era di Van Basten, le stoccate finali di Gullit. Di testa il primo gol al 20esimo, grazie anche all'uscita imprecisa di Pagliuca. Di piede il secondo 5 minuti più tardi, a conclusione di una combinazione tutta olandese. Oggi è dimostrato che il Milan è sempre più Gullit dipendente. No, non credo. Penso che anche prima abbiamo dimostrato che quando non gioca Albertini o Donadoni o Evani, ci sono sempre giocatori che possono sempre sostituire gli altri, e questo sarà anche con me o con Rijkaard o con Van Basten. Senti, l'anno scorso proprio la Sampdoria prese 4 punti al Milan, quest'anno voi siete venuti qui e avete vinto. Cos'è cambiato? È cambiata la Sampdoria o è cambiato più il Milan? È cambiato il risultato, questo mi fa piacere, ma la strada da fare è ancora lunga e speriamo bene anche per le prossime partite. Dal 2-0 in avanti si registravano i caparbi tentativi di un indomito Vialli, sempre sventati da Sebastiano Rossi, e le accelerazioni in contropiede di un Milan che, pago del risultato, non se la sentiva di infierire. Dopo il 90esimo, rossoneri sull'altare, blucerchiati costretti a meditare profondamente sulla 5ª sconfitta in 10 gare. A questo punto la Sampdoria rimane la Coppa dei Campioni? No,
Coppa Campioni è un altro competizione. Noi dobbiamo lottare per salvare la nostra immagine con grande onore e con grande etica sportiva. Nella Sampdoria, dove Pagliuca non può essere esentato da responsabilità per il primo gol di Gullit, nulla hanno potuto contro siffatto Milan, la sagacia di Cereso, il prodigarsi di Vialli e Pari e soprattutto l'attenta marcatura di Lanna su Massaro. Pomeriggio no per Mancini. Nel Milan tutti meritevoli e in particolare Gullit, autentico ammazza Samp, ben assistito da Van Basten in occasione dei due gol, Maldini in gran forma e Costacurta decisivo per il salvataggio sulla linea nel primo tempo. Non particolarmente convincente la direzione milanese. Da Genova per Pressing Bruno Longhi, interviste realizzate da... Il Genoa, approfittando di un pizzico di deconcentrazione dei rossoneri, al dodicesimo tiene il gol con Scuravi. Doccia fredda per Gullit e soci. Tra l'esultanza del forte centravanti cecoslovacco e l'impassibilità stile Buster Keaton del suo allenatore Bagnoli. Il recupero di campionato che doveva segnare la fuga del Milan si mette subito male per i rossoneri che a testa bassa devono recuperare. Dai cross di Gullit le azioni più pericolose dopo il colpo di testa di Van Basten c'è un'incomprensione in area tra l'attaccante olandese e Massaro. Quando la buona sorte volta le spalle sono sempre guai. Anche Rijkaard può lamentarsi per questo tiro che va dritto sulla traversa. E il Genoa non si limita a difendersi, guardate Caricola e Ruotolo impegnare Sebastiano Rossi. E poi ancora Milan. Qui Massaro è buon acrobata, ma la sua conclusione è di poco fuori. Capello è perplesso, possibile che tutto non riesca ad andare per il verso giusto? Nella ripresa Donadoni per Gullit e Albertini per Ancelotti e il Milan insiste, Rijkaard e Van Basten saggiano le qualità del sostituto di Braglia, Berti. Intanto il Genoa riprende a farsi vivo in contropiede, il 2-0 chiuderebbe la partita. Ma al 40esimo arriva il pareggio del Milan. Succede che Torrente contrasta Rijkaard in area. L'arbitro Luci fischia il rigore e Van Basten, lo vedremo fra poco, fa centro, 1-1. Ennesima vittoria, tre bellissimi gol, ma pochi, anzi pochissimi applausi per questo Milan. Forse perché l'abitudine alla vittoria rende i tifosi più esigenti, o forse perché non è facile essere sempre brillanti. Ma questo è un Milan che odia i fronzoli e bada alla sostanza, ossia alla classifica. Non è certo una colpa. Nessuna colpa neppure per la Cremonese. Per i miracoli serve ben altro. Per fermare un super Gullit non sono invece bastati Favalli e Marcolin. Entusiasmo, voglia di divertirsi, recuperi impossibili e cross da favola. Altro che divisi in casa. Donadoni cerca e trova Gullit. Più difficile intercettare la palla. Il primo tempo è un monologo rossonero. La Cremonese si aggrappa all'istinto di Rampulla. Il crollo al 23esimo. La punizione di Donadoni dalla sinistra è perfetta. Altrettanto il tempismo di Van Basten. Il Milan, troppo educato o forse troppo stanco della terza gara in 7 giorni, non travolge come potrebbe la Cremonese. Ma Gullit si diverte un sacco a stupire chi non credeva in lui, regalando il gol del raddoppio. Van Basten, l'aristocratico della rete, sbeffeggia invece tutto ciò che è troppo facile. Nell'intervallo Gullit resta negli spogliatoi. Nessun altro milanista riesce ad infondere il suo entusiasmo. La Cremonese è piccola ma furba. Sfrutta il sonno improvviso degli avversari. Lombardini serve a Gian De Biagi l'assist del 2-1. Il riposino potrebbe costare veramente caro al Milan, ma ai grigiorossi pare troppo. Il Milan si sveglia, difficile prima, il confronto diventa assolutamente impari dopo l'espulsione di Bonomi. Fuser, il sostituto di Gullit, imita l'olandese in un'unica occasione. Tanto basta. Quel cross, probabilmente sbagliato, si trasforma nel gol più bello. La grande paura è passata, ammesso che sia veramente esistita. Capello, un grande Milan, ma 3 gol bastano. Più che mai, non bisogna mai abituare male il pubblico. Sto scherzando, chiaramente. Direi che abbiamo avuto un momento di disattenzione, quel 2-1, e dopo abbiamo avuto la possibilità di segnare più gol, perché 3-4 volte la palla è rimasta indietro ai nostri attaccanti. Non sono andati con la giusta convinzione, con la giusta rabbia verso la porta e questo ha permesso alla Cremonese di subire solo 3 gol. Forse potevamo fare qualcosa di più. Non avvengono spesso i miracoli e così non c'è stato. Quindi rientra un po' abbastanza nella normalità, un 3-1 che il Milan ha dimostrato di meritare. Gullit ha ritrovato grande entusiasmo, cosa è successo? Tutti sanno che cosa è successo. Ho lottato per far capire che sono ancora in grado di fare qualcosa importante per il Milan.
è dovuto anche lottare abbastanza duro, ma si vede adesso il risultato. A Gullit bastano 45 minuti per meritarsi il miglior voto. Grande il suo entusiasmo, la sua voglia di lottare. Van Basten realizza il gol più importante, poi spreca perché cerca sempre il colpo di gran classe. Donadoni gioca moltissimi palloni, sulla quantità comprensibile qualche errore. Bene Maldini, Ancelotti al di sotto del suo solito standard. Massaro impreciso. La Cremonese riscatta nella ripresa un rinunciatario primo tempo. Gran lavoro per i difensori, molti gli errori ma mai grossolani. Buono l'impegno di Gian De Biaggi, male Pereira, malissimo l'inconsistente Floriancic, sufficiente la direzione di Boggi. Da Milano per Pressing Siria Magri, interviste di... Primo tempo al Milan, ripresa all'Inter e il derby finisce pari, anche se l'Inter si salva in questa fase col mestiere e un po' di fortuna. Sul colpo di testa di Gullit, la parte bassa della traversa salva Zenga. Milan in vantaggio poco oltre il quarto d'ora, azione avviata da Gullit, proseguita da Massaro e conclusa in scivolata da Van Basten, che diventa capocannoniere del torneo. Dopo 20 minuti arriva la prima parata di Rossi su tiro non forte di Matteus. Sul finire del tempo l'Inter comincia a premere, uscita di Rossi. Poi va via Klinsmann, agevolato dalla finta di Pairetto. La posizione favorevole la mira un po' meno. Inter aggressiva sin dall'inizio della ripresa. Pallone di Matteus a fil di palo. Quindi siparietto dedicato a Zenga, che non è d'accordo col guardaline. Piccole scene da un interno fino alle minacce di Pairetto sul tema la caccio fuori. Pareggio al decimo, scatta Desideri, appena entrato al posto di Beppe Baresi. La palla finisce a Klinsmann, che gira a rete da due passi, 1-1. È il primo gol della punta nerazzurra in questa stagione. Al ventesimo il Milan rimane in 10 per l'espulsione di Franco Baresi. È il suo secondo cartellino giallo, Baresi la mette sul ridere. Il Milan inventa ancora qualche pericolo con Gullit, inseguito vanamente da Breme. Nel finale Rossi salva il risultato su forte destro di Matteus. Il pareggio si può considerare accettabile per tutti. Ottantamila allo stadio, quasi 3 miliardi e mezzo di incasso, il tempo per un monito è un impegno comune. Si controllano le porte, questa va proprio bene. E quella scossa dal pallone colpito di testa da Gullit? Quella del gol dell'1-0 milanista di Van Basten? Quella della riscossa dell'Inter e del suo atteso cannoniere, Jürgen Klinsmann, un campione del mondo che appariva sempre più triste e meditabondo ed ora corre esprimendo tutta la sua gioia. Al Milan capolista in fondo, un pareggio può andar bene. All'Inter il recupero nel secondo tempo apre la strada dell'ottimismo. Orrico, elegantissimo in sala stampa, ci racconta delle emozioni dei suoi e di Klinsmann in particolare. Ma la gioia è notevole, non è che poi i giocatori si mettono a raccontare le proprie sensazioni, che si tengono ben strette, giustamente, sono... È un gesto che aveva fatto, gli spogliatoi, tornando in una pacca. Ma non è abbastanza misurato, non è uno che si esalta molto, neanche apparentemente si deprime, però certamente lui viveva in uno stato di tensione quasi ossessiva, e il fatto che si sia sbloccato per l'Inter sarà una grande cosa, perché avrà ritrovato un campione che ci serve maledettamente a noi. Franco Baresi, due cose. Innanzitutto, che cosa ha provato quando ha visto Beppe Baresi in campo di nuovo proprio nel derby? Ma non me l'aspettavo, sì, infatti l'avevo sentito in settimana e lui non pensava assolutamente di giocare. Sono stato comunque felice che era in campo, che ha potuto dare il suo contributo, perché magari gioca un po' meno ora e credo che il derby faccia piacere a tutti giocarlo. Ecco, ecco, invece diceva Capello poco fa, ai ai ai, quando è stato espulso Baresi era proprio il momento in cui il Milan stava così un pochino venendo fuori. L'espulsione ovviamente ha cambiato un pochino la partita. Ma sì, mi è dispiaciuto perché ho lasciato i miei compagni in 10 in un momento così difficile. Contro l'Inter bisogna sempre stare molto attenti, quindi peccato. Ecco, era evitabile quel fallo? Ma era il primo fallo di tutta la partita, purtroppo era stato ammonito prima per la distanza della punizione che stavano battendo. Ecco.
Ma torniamo all'Inter. In fondo questo derby era la partita verità per i nerazzurri del presidente Pellegrini. Due grandi squadre che hanno onorato il calcio e credo che i tifosi possano ritenersi orgogliosi. Ecco, una confessione. Lei lo temeva molto questo derby? Temevo, come temevo il derby, come temo e ho rispetto per tutte le squadre che vengono a giocare qui al Meazza e tutte le squadre che incontriamo, certamente sì. Però ero fiducioso perché i giocatori mi hanno promesso una grande prestazione. Io spero che la squadra si sia convinta delle possibilità enormi che ha. E forse è proprio così, ma anche il Milan può considerare questo derby un passo in avanti. Insomma, a San Siro, solo per tutti. Cagliari-Ascoli 2-0, a Cremona Fiorentina-Cremonese 3-1, Inter-Milan 1-1, Juventus-Roma 2-1, Lazio-Napoli 3-3, Sampdoria-Torino 0-0, Verona-Foggia 1-0, Palermo-Udinese 3-1, Pisa-Bologna 0-0, Leffe-Trento 1-0, Vastese-Pistoiese 1-0. Con 20 punti, Juventus 19, Napoli 16, Lazio-Inter 15, Parma 14, Foggia-Torino-Atalanta, Genoa e Roma 13, Fiorentina 12, Verona 10, Sampdoria e Cagliari 9, Cremonese 5, Ascoli 4, Bari 3. Una buona Inter, finalmente un gol di Klinsmann, ma bisogna dire che il Milan era partito molto bene e che l'espulsione di Franco Baresi nel finale ha condizionato la partita dei rossoneri. Si lotta contro l'AIDS, ma i nerazzurri combattono anche per la sopravvivenza. Orrico manda Beppe Baresi a presidiare la zona di Donadoni e Maldini e consentire così a Matteus di esprimersi al meglio. Klinsmann e Fontolan si incrociano sul centro-destra, Berti agisce sulla sinistra, su Gullit gioca Dino Baggio. Si comincia con qualche protesta, qui per l'intervento di Ferri su Donadoni. In questo zona contro zona, l'olandese cerca di disorientare il suo angelo custode, parte da lontano, si presenta alla conclusione col suo capoccione micidiale. Sembra che il Milan debba far polpette degli avversari ed il gol, segnato in contropiede con rapida sequenza Albertini, Gullit, Massaro, Van Basten, provoca le vane proteste dei nerazzurri. In effetti l'azione è regolare, ma suscita perplessità la consultazione fra Pairetto e il suo collaboratore. I rossoneri riveleranno poi che il guardaline non si era accorto del gol. Segnatevi questa ammonizione di Baresi per problemi di distanza della barriera, sarà importante. L'Inter, subito il gol, va avanti, disordinatamente, senza tiri decisivi, ma comincia a giocare. Il Milan è sempre pronto al contropiede con gli olandesi rapidi come falchi. Ma i nerazzurri non possono assolutamente perdere la partita e nella ripresa continuano ad andare avanti. C'è molta tensione, Zenga dice che non è giusto e Pairetto minaccia di cacciarlo. Desideri, sostituto di Beppe Baresi, dà il là al gol del pareggio. L'ex fornaio Klinsmann sforna il primo bignè della stagione. La pasticceria comincia a funzionare finalmente. Poi l'intervento di Franco Baresi fa scattare la seconda ammonizione e l'automatica espulsione del capitano rossonero. Il Milan adesso sta sulle sue, i nerazzurri protestano per la spinta di Maldini a Desideri e la partita offre questo bruciante scatto di Gullit che taglia fuori il diesel Bremen. L'abisso fra Milan e Inter non si è visto, come confermano il presidente Pellegrini e Nicola Berti a Claudio Icardi. Mi pare che oggi i nostri giocatori, i miei ragazzi, abbiano dimostrato di valere quanto il Milan. Se noi giochiamo al massimo delle nostre possibilità, penso che possiamo competere con qualsiasi squadra o anzi superarla addirittura. Oggi abbiamo sofferto i primi 15 minuti, parecchio, poi dopo non c'è stata solo una squadra che ha cercato di vincere, di far gol. I tuoi denigratori dicono che tu vai troppo in discoteca, ma poi la domenica corri il doppio degli altri. Boh, quelle sono voci infondate, io cerco sempre di dare il meglio di me stesso e per me la cosa più importante di un calciatore è la serietà professionale. Franco Baresi, dalla tribuna si è avuto l'impressione che qualcosa avesse cominciato a scricchiolare anche prima della tua espulsione. Ma se andiamo a vedere l'occasione, insomma, loro magari facevano questi lanci lunghi, cercavano appunto
così di avere l'opportunità di fare uomo contro uomo e di cercare il gol in questo modo, ma non hanno mai tirato in porta, insomma. Sui giornali abbiamo appreso che sei il giocatore più ricco, sei diventato anche il più cattivo tutto in un colpo. No, credo proprio, non sono il più ricco, non sono il più falloso. Ho fatto un fallo in tutta la partita, purtroppo era la seconda ammonizione e l'arbitro mi ha dovuto mandare via. Adesso i due allenatori, Orrico e Capello. Ma l'idea era sempre comunque quella di giocare alla pari col Milan, anche perché noi altri, se abbiamo un'idea da costruire, dobbiamo, come dire, o romperci il muso o crescere. Quindi oggi era la giornata giusta e potevamo spaccarci la faccia, perché potevamo pigliare tre gol andando a cacciare il Milan nella propria metà campo. È solo che noi altri non ci siamo spaventati, abbiamo fatto gli arroganti fino in fondo e questa volta la sorte ci ha premiato. Io devo fare una confessione, ho detto ai miei ragazzi ieri quando abbiamo preparato la partita: guardate che Klinsmann è in forma. Noi abbiamo fatto uno splendido primo tempo, poi nella ripresa siamo partiti un po' così cercando di mestare la partita e abbiamo subito un gol su rimpallo, su un nostro regalo involontario, però bisogna dire che la squadra ha saputo soffrire, questo è molto molto piacevole. La spinta c'è nel primo tempo, al decimo, è netta. Credo che qua c'era la massima punizione, secondo me. È un contrasto. No, io direi che è più di un contrasto. È una spinta di cola. Col braccio. Non l'hai vista, non l'hai seguito? Sì, no, ho visto, stavamo commentando, sì. Appunto. Secondo me non è rigore. Non era rigore. Ha accentuato era rigore, parecchio, no. La caduta. A mio avviso è rigore. Era rigore, come? Sì. No, l'importante è essere d'accordo voi due. Perché siete anche amici. Siete obiettivi, questo, al di sopra delle parti. Vi complimento. Il secondo fallo, al minuto 75, di Maldini su Desideri. Anche qua per me il rigore c'è, ma nessuno dei due è stato accordato, così che... No, sentiamo Nicola, c'era rigore. C'era. Questo... Alto. Anche per me c'era questo. Bravo, c'era anche per te. Sì. Bravo, Aldo. Questo Nicola, Aldo, bisogna dire la verità, anche è molto obiettivo, ma il presidente dopo ti deve parlare per questa tua dichiarazione, ha un discorso supplementare. E qua c'è il fatto curioso che ti avevo detto prima del gol del Milan, bellissimo gol, un'azione molto ben congegnata, non c'è fuorigioco da nessuna maniera, festeggiano i giocatori del Milan, per quello che dicevo, che non so come il segnalino non riesca a capire che il pallone non è andato fuori quando si abbracciano i giocatori, non capisco il perché, ma il gol era validissimo. Di solito si abbracciano quando va dentro. Di solito sì. È un'abitudine quella che già viene da anni. Non si facevano queste scene qui, però è tempo tuo. Certe volte si dava solo la mano qui. C'è stato un attimo di paura perché ripartono. Sì, no, la paura l'ha avuto perché Van Basten si apre. Nella fase finale del primo tempo l'Inter ha protestato per la mancata concessione del vantaggio al termine di questa azione. Vedete lo scambio tra Berti e Klinsmann. Il pallone torna a Klinsmann, che entra in area di rigore, si presenta praticamente da solo, ma l'arbitro ha già fischiato. Norma del vantaggio non applicata, però torna un attimo indietro Gandini. Tuttavia occorre dire che gli arbitri, lo sostengono loro stessi, fischiano quasi per un riflesso condizionato. A questo punto l'arbitro anche vicino aveva già fischiato e quindi la partita è ripresa con un calcio di punizione a favore dell'Inter. Capello si è lamentato a fine gara per la prima ammonizione di Baresi. Ecco come avvenuta. Vedete Baresi sulla destra rispetto alla barriera del Milan, che ripetutamente dice all'arbitro che secondo lui è in posizione regolare, cioè a 9:15. Insiste talmente nel non fare quel mezzo passo all'indietro che finisce per beccarsi l'ammonizione che poi, in aggiunta a quella del secondo tempo, determinerà la sua espulsione. Dalle maglie del Milan è scomparsa la Coppa Intercontinentale, ma si comincia a intravedere qualcosa a forma di scudetto. Juve e Napoli non perdono un colpo, è vero, ma la marcia dei rossoneri è accompagnata dalla Ida. Anche l'esame Torino è stato superato con la sicurezza del più forte. 3 minuti e la difesa meno battuta del campionato vacilla già pericolosamente. Sul destro di Van Basten, Marchegiani si allea col palo. L'olandese a San Siro ha l'abbonamento. 7 ingressi, 7 gol. Oggi non ha strappato l'ottavo tagliando, ma la sua partita è il simbolo di questo Milan che ha ritrovato l'appetito. Pressing, gioco rigorosamente di prima, massima concentrazione. Dopo un paio di vigorose spallate, il muro granata cede al 18esimo. Cross di Evani a tagliare l'area, dalle retrovie sbuca Gullit, che esibisce la sua nuova arma letale, il ginocchio.
1-0 e la missione rossonera è compiuta con largo anticipo, tanto che il primo tempo, con Marchegiani acciaccato costretto a non rientrare nella ripresa, il Milan lo trascorre giochicchiando, con qualche pausa di ritmo dovuta anche alla giornata storta di Albertini. Ma passa un minuto e mezzo nel secondo tempo e i rossoneri chiudono la pratica. Cross di Tassotti deviato da Cravero, Massaro indirizza di testa a fil di palo e il povero Di Fusco non fa neanche in tempo a scaldarsi. 2-0. Subito dopo, il Toro ha l'occasione per riaccendere almeno la speranza, ma questo goffo colpo di testa di Lentini ha l'effetto di un estintore. Massaro è travolto da un tir con le sembianze di Annoni e deve lasciare il posto a Cornacchini. Ci pensano allora i due olandesi superstiti a dare peso specifico all'attacco. Van Basten imposta, Donadoni suggerisce e Gullit conclude, ma stavolta Di Fusco si salva. E dopo 73 minuti anche Sebastiano Rossi entra in partita. Punizione accademica di Scifo e prima parata. Ora il digiuno granata in campionato dura da ben 607 minuti. Come spieghi questa allergia da gol? Ma era anche molto tempo che il Toro non prendeva gol. Esiste, succede, che magari per tanti motivi una squadra non riesca a fare gol. Può darsi che le cause siano date da schemi che magari non sono a posto, può darsi che le cause siano altre. Qualcosa da recriminare? Penso dopo una gara così, non assolutamente, se non quello di essere riusciti a limitare i danni. Dobbiamo stare attenti, pensare soprattutto a quello che ci succede in casa, giocare partita per partita, perché la Juve non mollerà mai. E adesso bisogna dire che anche questo Napoli comincia a farsi pericoloso. Si è inserito in questa corsa anche il Napoli, che lì dietro? Sì, stanno giocando molto bene, hanno fatto tanti gol. Che vuol dire che sono anche loro in buona salute. So, dobbiamo stare tutti attenti. È successo che ho avuto un piccolo incidente, speriamo sia piccolo, un problema muscolare, che tra l'altro è una cosa nuova per me perché non sono solito avere questi problemi. Speriamo che abbia compromesso solo la mia partita di oggi e non né mercoledì né domenica prossima. Il Milan si illumina grazie ai lampi di Gullit e Van Basten, ma la praticità di Massaro non è meno preziosa. Deludente invece la prestazione di Albertini, intimorito forse dalla presenza dello zio Ancelotti. Nel Torino delude profondamente la coppia straniera e se ne è accorto soprattutto Bresciani, che del pallone ha sentito soltanto l'odore. Lentini è più volenteroso ma ha smarrito il guizzo decisivo. Ottimo l'arbitraggio di Delia. Tra Lazio e Milan è finita proprio come era iniziata, ovvero con i rossoneri sempre imbattuti e con gli uomini di Zoffa ancora alla ricerca del primo successo casalingo. E nemmeno la legge dei grandi numeri, la Lazio infatti non batte il Milan all'Olimpico da ben 13 anni, ha potuto contro l'intelligente e potente squadra di Fabio Capello. Va subito detto che la partita è stata piacevole e per la forza di un Milan che dà sempre l'impressione di mettere a segno il colpo del KO e per la qualità di gioco davvero ottima che la Lazio sa sciorinare grazie soprattutto alle raffinate doti di palleggio dei suoi centrocampisti, ben assistiti, specialmente nella prima parte della gara, dalle due punte. Ed è proprio con una splendida combinazione tra i due bomber che i biancazzurri vanno a segno con Sosa al 14° del primo tempo, gol che viene annullato per la posizione irregolare di Ridley, questione di centimetri. Il Milan predilige mantenere una posizione d'attesa, non disdegnando però di procurare qualche brivido alla retroguardia laziale. La conclusione più pericolosa è di Maldini di testa al 18° sugli sviluppi di una punizione di Evani. Dopo un altro tentativo rossonero con Gullit, che al 21° impegna Fiori, la Lazio conclude il primo tempo cercando ostinatamente un Ridley, sempre puntualmente anticipato dalla difesa milanista. Ma il tedesco trova lo stacco buono e il colpo fortunato al 6° del secondo tempo su un pallone lavorato e crossato con tecnica sopraffina da Sergio. I 194 centimetri di Rossi non bastano per agguantare il pallonetto beffardo del tedesco. Il Milan tenta subito una veemente reazione con Gullit che travolge tutto e tutti e poi spara prepotentemente sull'esterno della rete. Lo stesso Gullit al 9° prova il cross per Massaro, il cui colpo di testa, grazie anche alla complicità di Fiori, diviene un assist per Van Basten che mette nel sacco a porta sguarnita. La Lazio perde Ridley, sceso in campo in non perfette condizioni fisiche, e il suo sostituto Stroppa chiama in causa Rossi con un insidioso diagonale. È il quarto d'ora e la spinta offensiva della Lazio si esaurisce lì. Anche il Milan dà l'impressione di non accontentarsi del risultato di parità, impressione sbagliata già che i rossoneri nel finale mettono a ferro e fuoco la difesa laziale. Maldini mette fuori di testa al 34° ma reclama per una presa di Soldà. Un minuto dopo Evani, a conclusione di un'azione lavorata, manca di poco lo specchio della porta, imitato da Albertini al 38°, liberato al tiro da Tassotti. Prima della fine Van Basten cade in area, strattonato da Gregucci, ma l'azione scorretta del difensore laziale pare proprio essere iniziata fuori dalla zona pericolosa.
Direi una partita temibile con la Lazio, temono tutti questa squadra e noi siamo usciti molto bene. Bene anche sul piano del gioco, oltre che sul piano del risultato, che forse poteva essere un po' più favorevole, però noi ci accontentiamo. Quando la squadra si esprime abbastanza bene, io sono soddisfatto. Ecco, oggi avevamo davanti una grande squadra, abbiamo combattuto alla pari, una partita abbastanza equilibrata, direi che sono accetto questo pareggio, anche se brucia più di tutti a me questa storia dell'Olimpico. Io capisco i tifosi, però dispiace più a me che a tanti altri. Ed eccoci alle pagelle. Nella Lazio buona partita di Sclosa, Pina e Dolo, ovvero i tre ingegneri addetti alla costruzione del gioco. Indeciso e quindi decisivo Fiori nell'azione del gol del Milan. Sosa parte bene, poi si spegne. Nel Milan implacabili due centrali Baresi e Costacurta. Ancelotti sbaglia più del solito e condiziona finché in campo l'atteggiamento di Albertini. Van Basten, nonostante il gol, non arriva alla sufficienza. Senza sbavature, la direzione di Ceccarini. Da Roma. Cagliari 1-0, Cremonese Inter è stata sospesa per nebbia. A Firenze, Sampdoria e Fiorentina 2-1, Genoa Torino 1-1, Juventus Parma 1-0, Lazio Foggia 5-2, Milan Napoli 5-0, Cecina Avezzano 1-1, Gubbio. No, Gubbio Prato 0-0, si sente che sono stato in America. Matera Vigor Lamezia 0-0, Turris Trani 2-1. Del 92 propone Milan e Juventus come unici pretendenti allo scudetto. Il Napoli ha ora 6 punti di distacco dal Milan. Alle sue spalle sta rimontando la Lazio. La Sampdoria si allontana dalla zona pericolosa della classifica. Il Bari, dopo la prima vittoria in campionato, abbandona l'Ascoli all'ultimo. Affidandoci agli incontestabili dati statistici o ai corsi e ricorsi storici, verrebbe facile sostenere che in casa napoletana la legge delle festività di fine d'anno ha avuto il sopravvento su quell'imbattibilità in trasferta che gli azzurri andavano mostrando come un fiore all'occhiello da oltre 10 mesi, cioè dall'immediato dopo Maradona. La verità, alla luce di quanto ha offerto questo pomeriggio milanese, è ancora più semplice. Il Milan, anche senza Gullit, è una macchina che produce spietatamente calcio spettacolo, allineandosi perfettamente alla filosofia dell'azienda cui appartiene. Il Napoli gli è inferiore in tutto o quasi, in quanto a valore dei singoli, ad impianto di gioco, a mentalità. Per questi motivi, forse ancor più ingigantiti dal primo gol a freddo messo a segno da Maldini, in ossequio a quell'assioma che vuole il Milan nettamente più forte degli avversari nel gioco aereo, si spiega il nettissimo 5-0 di oggi. Fatte queste debite premesse, limitiamoci alla cronaca dei gol. Dopo quello già visto di Maldini, dopo soli 28 secondi, ecco al 27esimo il secondo firmato da Frankie Rijkaard, liberato al tiro da Marco Van Basten. Rijkaard, che giusto ieri si è tagliato i baffi, perde il pelo, ma non il piacevole vizietto del gol. È di Daniele Massaro la terza segnatura, a conclusione di un'azione che vede la palla sorvolare le teste dei difensori azzurri prima di concludere la sua corsa alle spalle di Giovanni Galli. La ripresa è un monologo rossonero e fa quasi pena il vedere un Napoli costretto a recitare suo malgrado la parte della vittima già da tempo predestinata. Pur non volendo infierire, i rossoneri vanno a bersaglio altre due volte. Donadoni è un abitué del quarto gol contro il Napoli. Già in due occasioni gli era capitato in passato. Fedele alla regola del non c'è due senza tre, fa secco l'amico Galli al 19esimo con un sinistro micidiale. Il pokerissimo lo firma Marco Van Basten, realizzando quel gol a lungo invocato dai tifosi che gli permette di distanziare Careca nella classifica dei cannonieri. Un gol che, ove ce ne fosse ancora bisogno, conferma che il Milan sa usare la testa molto meglio del Napoli. A questa regola si sottrae nel finale il solo Costacurta, che in posizione di ultimo giocatore blocca la palla con le mani, costringendo Sguizzato ad un'espulsione di cui forse avrebbe fatto volentieri a meno. Mi ha fatto un'ottima partita anche contro la Roma. Però quest'oggi era 5-0, tutto sembrava facile. Per me è la più bella partita. Quanto ha pesato questo primo gol dopo 30 secondi dal Milan? Ma adesso sarebbe come togliere qualcosa al Milan. Certo che a noi ha tagliato le gambe, il Milan si è ancora di più gasato, ancora più determinato. Però bisogna dire che il Milan ha giocato veramente bene, al di là dei 5 gol li ha meritati tutti. Adesso lo scudetto diventa un po' più vicino? Beh, più ci si avvicina alla meta, più si fanno questi pensieri, però credo che la verità stia nel lavorare ancora duramente, essere molto umili e non pensare a quello che succederà, ma lavorare domenica per domenica. Oggi come oggi, cosa ha questo Milan in più della Juve?
Ma non lo so, io la Juve non la seguo così da vicino per sapere come gioca, che tipo di gioco ha. Ha sicuramente due punti in più, forse gioca un attimino meglio, però alla fin fine contano i punti. Ed eccoci alle pagelle in un Milan super, superlativo, e Maldini sia in fase d'attacco che di difesa, mentre Sebastiano Rossi, che trattiene a stento gli unici due palloni arrivati dalle sue parti, è l'unico neo in una squadra perfetta. Nel Napoli si salvano dal grigiore generale l'ordinato Alemão, il caparbio Careca, il volonteroso Zola e il combattivo Padovano. Tutto sommato buona la direzione della maratoneta sguizzato. Da Milano per Pressing Bruno Longhi. Siamo partiti contrati, questo Verona che era in piena condizione di forma, io l'avevo visto nella cassetta contro l'Atalanta, aveva dominato per 70-75 minuti, quindi un Verona temibile, però il Milan dopo i primi momenti, diciamo i primi 20-25 minuti che era un po' contratto, poi si è sciolto giocando bene e soprattutto una ripresa meritando il risultato pieno. E ancora una volta è stato lui, Carlo Ancelotti, a regalare il risultato al Milan. La rete è arrivata al 31esimo, al termine di questa mischia Ancelotti ha provato la conclusione con l'aiuto della gamba di Icardi, l'ex di turno ha spiazzato Gregori. E la partita in pratica è raccolta in gran parte attorno a questo episodio. La tensione della vigilia tra le due tifoserie, infatti non corre buon sangue, è stata controllata almeno durante la partita dalla molteplicità dei controlli. L'allenatore Fascetti all'inizio schiera a sorpresa fan a centrocampo. La squadra gioca in modo coperto con Pellegrini, Pin, Renick ed Ezio Rossi pronti a chiudere su Evani, molto attivo Van Basten e Massaro. Il Milan prova a saltare il muro difensivo utilizzando Maldini e soprattutto Gambaro. Al 31esimo la rete nasce da questo calcio d'angolo contestato dai giocatori veronesi. Subito dopo la conclusione di Ancelotti. L'unica reazione per i padroni di casa è affidata ad una combinazione Fanna-Ezio Rossi-Radocioio. La conclusione, manco a dirlo, è sbagliata di almeno una decina di metri. Nella ripresa Capello spedisce in campo Simone al posto dell'infortunato Maldini. La mossa si rivelerà indovinata. Fascetti risponde con Magrin e Lunini al posto di Fanna e di Ezio Rossi. La squadra conosce un momento di vacità agonistica. Al 12esimo l'episodio contestato. L'arbitro Trentalange annulla questa rete di Renica per fuorigioco, ma i veronesi protestano per la posizione di Franco Baresi. In effetti, rivedendo l'azione al rallentatore, resta qualche dubbio sulla posizione del libero Baresi al momento del lancio di Davide Pellegrini. E per il Verona è in pratica l'ultima conclusione della partita. Van Basten, Evani, Rijkaard e soprattutto Simone anticipano regolarmente il centrocampo veronese, sfiorando in alcune occasioni persino il raddoppio. E poi rivolgerei a vedere l'azione del gol annullata a Renico. Perché? Perché quando ha calciato Pellegrini non so se Baresi è uscito in tempo. Tutto qua, no, comunque senza nessuna polemica. Facciti, resta il fatto che il Verona non è mai riuscito a tirare in porta. Perché il Milan quante volte ha tirato in porta? Cioè, noi è chiaro, con quella squadra lì bisognava giocarcela per lo 0-0. Ci è andata male, però ripeto, sono soddisfatto della prova del Verona. Più di così non potevamo farlo. E la tranquillità purtroppo è cessata appena varcati i cancelli dello stadio. Ci sono stati scontri tra diversi gruppi di teppisti, sono restate coinvolte centinaia di persone, la polizia ha effettuato diverse cariche, decine di feriti, tutti sembra in modo leggero, tra questi i colleghi di una truppa del TG3 aggrediti mentre cercavano di filmare gli scontri. Ancora una volta dunque una sfida calcistica tra Verona e Milan è terminata in una esplosione di violenza, tanto irrazionale e brutale quanto forse programmata con cura dalle consuete bande. Abbiamo lasciato lo stadio di Verona tra il fumo delle bombe lacrimogene e tra gli ululati delle sirene della polizia e delle ambulanze. Vi assicuriamo che non è stato uno spettacolo simpatico. 18 arresti, un poliziotto accoltellato alla stazione, altri 15 agenti feriti. Il collega del TG3, Mazzocchi, all'ospedale. Questo il bollettino di guerra del Bentegodi. Domani, per 30 persone, processo per direttissimo. Notizie sportive. Il Milan, privo di 5 titolari, ha vinto con un autogol nella fatal Verona. In passato al Bentegodi aveva perso 2 scudetti. Oggi ha conquistato quello d'inverno e forse anche quello d'estate. La marcatura donna di Fascetti ha funzionato solo per mezz'ora. Poi gli elastici della Gepier si sono rotti e con un po' di fortuna il diavolo è andato in gol. Dirottando Rossi su Rijkaard, Serena su Ancelotti, Icardi sul suo amico d'infanzia Evani e Polonia sull'arretrato Donadoni, Fascetti ha cercato di inaridire le fonti del gioco rossonero.
Le incertezze della difesa gialloblu hanno tuttavia dato al Milan l'opportunità di andare al tiro con Evani. Partita difficile da decifrare anche per l'arbitro torinese Trentalange, che non è stato molto fortunato. Ci sono stati due o tre casi complessi che state vedendo. Il corner dal quale è scaturito l'autogol di Icardi non c'era. Fascetti si chiede: è colpa mia? Il Milan in vantaggio si è trovato così a giocare la partita ideale, quella di contropiede. Ma il Verona, sapendo che buttarsi avanti avrebbe significato fare il gioco della squadra rossonera, tanto più che il Raducioio era in cattiva giornata, non ha boccato. Attimi di paura per questo scontro tra Maldini e Renica. La radiografia ha comunque escluso seri danni. Capello nella ripresa ha inserito Simone schierando Massaro terzino destro. L'altro episodio contestato dai veronesi è stato quello del gol annullato a Renica, che la Moviola chiarirà. Uno dei pochi spunti offensivi dei gialloblu. Simone ha tenuto sulla corda i difensori veronesi colpendo la traversa e sparando poi su Gregori. Ecco ora Paola Ferrari con Eugenio Fascetti. Ho visto un po' il Verona, un Verona che ha dato il massimo. E senza questa disgraziata autorete probabilmente poteva finire anche 0-0. Vorrei vedere l'episodio del gol annullato, perché vedendolo così Renica è nettamente in fuori gioco, però bisogna vedere quando ha tirato Pellegrini o se Baresi è uscito in tempo. Comunque, ripeto, il Verona ha fatto il massimo. Franco Baresi, nessuno meglio di lei può descrivere questa azione del gol annullato del Verona? No, è stato questo calcio d'angolo, noi siamo usciti, c'è stato un tiro di un giocatore loro e si sono trovati in due in fuorigioco, penso. Nessun dubbio? Ma secondo noi no, vedremo, la televisione vorrei essere smentito poi. Ma sarà una buona partita anche quando il mister Capello ti ha impiegato in un ruolo un po' inedito per te? Sì, purtroppo si è fatto male Paolo e già avevamo due squalificati in difesa e sono andato io sulla fascia destra e Gambaro sulla sinistra a fare il terzino, è andato bene. Signor Capello, nel 92 la musica non cambia, continua una solo rossonero. Beh, era una partita importante, due punti importanti per il Milan, in un campo sfavorevole per tradizione. Si arrabbia se qualcuno definisce oggi il Milan fortunato? Ma io guardo solamente da sempre le statistiche, il nostro portiere non ha fatto nessuna parata, abbiamo fatto un gol su un tiro deviato, abbiamo colpito una traversa, ci siamo presentati davanti a Gregori da soli con Simone che poteva fare il secondo gol, non credo che questo Milan sia stato così fortunato. Andrea Icardi, di solito si dice il gol dell'ex, oggi le cose non sono andate proprio così. Mi viene da ridere perché è tutta settimana che mi chiedono il gol dell'ex e in effetti poi l'ho fatto, però nella mia porta. Peccato perché l'ho toccata appena appena di punta, un rimbalzo falso del terreno, ma costretto a toccarla male. Fortunata.